importante che il Consiglio regionale promuove perché c'è un livello di massima attenzione e promozione in quella che è la comunicazione sociale, quindi una collaborazione che ovviamente si struttura con Corecom e CESVOT per cercare di veicolare la pubblicità di un bando che consentirà la premiazione di quella che verrà considerata la migliore comunicazione a livello sociale della nostra regione, quindi un atto importante che ha una valenza di carattere ovviamente istituzionale, ma soprattutto sociale e divulgativa di valori che sono fondativi dell'essenza della Regione Toscana. Noi sulla comunicazione sociale lavoriamo da tanto tempo, abbiamo un archivio di più di 3.500 campagne di 68 paesi del mondo, quindi è a disposizione dei nostri enti e di chi vuole per poter attingere anche idee e certamente questa collaborazione con Corecom per poter fare questo bando e questa iniziativa per premiare una nuova campagna di comunicazione sociale ci interessa e quindi abbiamo aderito molto volentieri. Ma più che altro la comunicazione sociale serve al volontariato per lanciare delle campagne che non sono di marketing, perché noi non facciamo marketing, ma facciamo però marketing sociale nel senso di indurre quei comportamenti virtuosi nelle persone che possano da una parte dare valore alle persone, perché anche riprendere in mano appunto la questione che il valore infinito della persona e dell'ambiente in cui siamo. Quindi, diciamo, le tematiche normalmente sono queste e sono quelle che ci interessano e interessano al nostro mondo, al mondo del volontariato che è sempre attivo su questi temi. La Toscana che fa bene è la seconda edizione di questa iniziativa che il Corecom ha promosso e aperta a tutti i soggetti associativi, istituzionali e anche soggetti privati della Toscana e è centrata proprio per far emergere le belle campagne di natura sociale che avvengono all'interno della Toscana. Già c'è stata una prima edizione dove ha vinto l'Unione Italiana Cechi di Prato, il premio è di 5.000 euro. E il bando è aperto fino al 31 ottobre a tutta la Toscana, appunto, che fa bene, che in qualche modo si mette in gioco con passione, con cuore, con entusiasmo dentro campagne di natura sociale, perché uno dei nostri scopi è anche quello di far emergere e incentivare le buone pratiche di comunicazione sociale, di pubblica utilità, in modo da spingere ulteriormente anche per i prossimi anni in questa direzione. L'iniziativa è in collaborazione con il CESVOT che ci aiuta anche a promuovere, a divulgare in tutte le realtà sociali della Toscana questa importante iniziativa. Grazie ai donatori, l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Prato ogni anno dà vita a grandi progetti. Quest'anno ha fondato il primo club al mondo di lanciatori di coltelli. Ci manca la vista, non la voglia di sorridere. Il 5 per 1000 si avvicina. Dona anche tu per dar vita a nuovi progetti. La Festa della Castagna, che è la 53esima edizione, si svolgerà il 14, 15 e 21 e 22 di ottobre prossimi, sì, presso Caprese Michelangelo. Si sviluppa tutto intorno al borgo, piccolo borgo, ed è un mercato pieno di stand che non sono solo gastronomici, che è importante, ma sono anche dell'artigianato, prodotti del territorio. Chiaro, la castagna è l'elemento essenziale, soprattutto il nostro marrone, conosciuto come Annore Doppio per le sue qualità e quindi dalla tradizione culinaria che c'è nel nostro posto, chi viene anche può assaggiare, non da poco, dei beni piatti che gli stand, i ristoranti e anche gli agriturismi, ce ne abbiamo di belli, potranno far degustare. Quest'anno, insomma, un po' troppo
asciutto, direi, purtroppo come tutti i frutti, si protrae questa continua, diciamo, quasi siccità, però noi abbiamo dei castagni molto grandi, robusti, vecchi, per cui dovrebbero su in alto sentire di meno della siccità. Non dimentichiamoci che Caprese, il castagna Caprese ha più di 800 anni e quindi insomma è una cultura vecchia. Ecco. Allora, le novità ce ne sono molte, sia il primo weekend che il secondo. Avremo, per il secondo weekend avremo il nostro fiore all'occhiello, che il comitato donerà un'opera al comune di Caprese Michelangelo, di cui insomma ne vado molto fiero, grazie alla collaborazione di tutto il gruppo che siamo stati molto uniti. Infatti la cosa che ci tengo a precisare è che Caprese Michelangelo sì, siamo 1300 abitanti, però quei pochi che siamo cioè, molto uniti e molto collaborativi, e quindi questa cosa mi rende veramente orgoglioso. E all'interno della programmazione della festa della castagna ci sembrava giusto e opportuno inserire anche un evento culturale che si terrà presso il Museo Casa Natale di Michelangelo Buonarroti, che è diciamo, il nostro fulcro, il centro della nostra comunità, che sarà intitolato Qui nacque il genio e diciamo, vedrà come interventi quattro relatori che appunto porteranno dei loro contributi su quello che diciamo, è stata l'opera di Michelangelo dal punto di vista architettonico. Quindi è un evento che abbiamo voluto inserire in questo momento, che è un momento di festa, un momento che la comunità ovviamente è sì un momento in cui si lavora, però è anche un momento in cui si festeggia, quindi un evento fruibile per tutta la popolazione, anche se ha questo taglio culturale. Ecco. Siamo oltre 120 diciamo, coltivatori che lavorano per il prodotto. Noi lavoriamo, confezioniamo e spediamo diciamo, in tutta Italia. E naturalmente per noi la Festa della Castagna è la promozione del nostro prodotto, quindi naturalmente ci teniamo tantissimo a migliorarla anno per anno. Sicuramente quest'anno abbiamo un risultato non da poco, con le presenze di stand di personale veramente altissimo. Quindi spero che in questi due weekend abbiamo un successo meraviglioso. Grazie. È un appuntamento tradizionale, ma anche una bellissima festa, e soprattutto è quello che celebra un'eccellenza della nostra montagna, di Caprese in particolare. Attorno alla castagna e al marrone di Caprese, come abbiamo ascoltato, lavorano delle persone, lavorano tutto l'anno, e questo è importante al di là dei quattro giorni di festa, che porteranno tantissime persone ad apprezzare questo bellissimo paese della Toscana in Val Tiberina, perché il prodotto locale, in questo caso il marrone, consente alle persone di poter abitare, di poter lavorare in queste realtà, nelle cosiddette aree interne, alle quali noi abbiamo rivolto anche una particolare attenzione con la legge custodi della montagna, che voglio ricordare intende dare contributi sino a 6.000 euro per le nuove aziende che vengono create e 3.000 euro per quelle già esistenti che fanno un patto di comunità con l'amministrazione comunale ogni anno per 5 anni, quindi proprio nell'ottica di dare un contributo a chi fa un lavoro importante anche di custodia e di presidio di un territorio, perché la cooperativa, il comitato della castagna, le amministrazioni comunali fanno anche questo. Le persone che abitano, lavorano in montagna, che curano il bosco, che curano il paesaggio, sono una ricchezza per tutti, anche quelli che abitano in città. Sono particolarmente soddisfatto di aver promosso anche quest'anno la conferenza stampa di presentazione della Festa della Castagna di Caprese Michelangelo. Credo che
questa festa sia tra quelle che trovano maggiore interesse da parte non solo degli aretini ma dei toscani e oltre, proprio perché si basa su una eccellenza che è la castagna. Dobbiamo essere concretamente utili per far sì che questo prodotto, che ha una sua straordinaria storicità, possa avere un futuro. La castagna è stato un elemento fondamentale per la cosiddetta economia della selva nel Medioevo. Non era soltanto un prodotto, ma era un bene di commercio, un bene di scambio insieme con i cereali. E questo ci permette di riflettere su quello che è stata in passato la Toscana. E non a caso Caprese viene da capra, probabilmente c'era un villaggio di allevatori, di pastori, ed ecco l'importanza della foresta, della castagna. Tutto ciò ci invita a una seria riflessione su quello che possa essere il futuro della castagna, quelle possono essere le nuove forme di impiego, delle nuove economie basate su questi prodotti storici. E lasciatemi dire che è anche una importante occasione per cominciare a preparare quel percorso che porterà anche Caprese a celebrare degnamente il suo figlio più importante, che è Michelangelo Buonarroti, a 450 anni dalla nascita, nel 2025. Riusciremo, ecco, insieme con le amministrazioni comunali, con le realtà del territorio, a far sì che questo evento possa essere degnamente ricordato. Quindi, ecco, tutto ciò che parla di territorio troverà la nostra attenzione e dovremo avere, ecco, attenzione anche per la tutela della castagna, ecco, la vicinanza all'associazione, al comitato organizzatore, ma anche alla cooperativa che tutela il marchio DOP. Quindi qui tutti insieme per dire che ci aspettano delle giornate molto molto importanti a Caprese Michelangelo il 14 e il 15, il 21 e il 22 ottobre. Il bilancio consolidato che raggruppa la regione e gli enti partecipati sostanzialmente al 100% in house presenta dati in chiaro scuro. C'è un risultato formalmente positivo, ma c'è un patrimonio netto, cioè la sostanza vera dell'aggruppamento, negativo per circa 800 milioni. In questo noi abbiamo posto l'accento soprattutto su alcune società partecipate, vedi l'operazione di Fidi Toscana con la dismissione del capitale sociale, vedi il concordato preventivo che è stato omologato dal Tribunale di Pistoia per le Terme di Montecatini, di cui la regione è socia al 70% e che hanno un debito consolidato di oltre 47 milioni, vedi Firenze Fiera ed altre che come Commissione Controllo stiamo mettendo sotto i raggi X. L'ultima in ordine di tempo è la fondazione del Museo Pecci, a cui la Regione Toscana negli ultimi anni ha dato diversi milioni di euro, perché la gestione complessiva segna un segno meno negativo e questo naturalmente deve servire a tutti di stimolo per dare migliori servizi ai cittadini e alle imprese con costi minori. Consolidato ci parla di una situazione finanziaria ed economica della Regione Toscana e di tutti gli enti in qualche modo controllati, partecipati, delle società in house, di questa galassia complessiva capo all'ente Regione. È un bilancio positivo, il risultato economico del 2022 ci dice che rispetto all'anno precedente si è migliorato di circa 57 milioni, quindi un miglioramento significativo che ovviamente deriva anche e soprattutto dal bilancio della capofila che è l'ente Regione Toscana. Ci parla il bilancio del fatto che la galassia delle società controllate, partecipate e degli enti che fanno capo alla Regione hanno bilanci in ordine, sono bilanci positivi, situazioni patrimoniali attivi. E quindi questo ci conforta anche sul fatto che le risultanze dimostrano come anche in anni difficili, nonostante l'invarianza della pressione tributaria, i risultati economici ci dicono anche di un tessuto economico, di un'economia che nel 2022 è andata bene. Altro elemento che testimonia questo è il fatto che il gettito dai tributi regionali sono in deciso aumento e qui sta anche un'attività forte che la Regione ha avviato di recupero anche dell'evasione fiscale. Quindi
un sì motivato, giustificato da numeri e dati che ci parlano di un bilancio allargato della regione che è sotto controllo. Una maggioranza dove Italia Viva ha sostenuto l'operato dell'attività regionale nel corso del 2022, avevamo dimostrato che si poteva trovare un equilibrio di bilancio senza aumentare le tasse, ne è stata una battaglia politica che il sottoscritto ha portato avanti con forza in questi anni, serviva non aumentare addizionale IRPEF, serviva non aumentare il bollo, ma serviva dare dei servizi maggiori, più efficienti in termini qualitativi, e su questo siamo riusciti a trovare un equilibrio di bilancio senza incremento delle tasse, quindi un impegno politico che abbiamo mantenuto grazie anche al nostro essere molto attivi nell'ambito di questa maggioranza di governo.